Siamo al centro Scheherazade di Carmela Verozzi per presentare un nuovo prodotto di cosmetici, Hanna, un derivato dalla manna. Adesso il maestro Giovanni Serio ci farà vedere come applicare la maschera al viso. Allora, adesso tu ci mostrerai un prodotto che è per maschere del viso. C'è una bellissima ragazza, Tonia, che ci farà da modella. Ci vuoi spiegare un poco che cos'è questo prodotto, la maschera per il viso? Che adesso io farò una maschera viso con la manna. La manna è una linfa che fuoriesce dall'albero di frassino e che la maturazione e la solidificazione avviene per via del calore, a contatto con l'atmosfera. È un prodotto eccezionale, dove non ha controindicazioni. Fin dai tempi del 1980 questo prodotto era conosciuto solo come purificante ed emolliente. Oggi con le nuove tecniche abbiamo scoperto che può essere anche una linea cosmetica. Pertanto farò questa dimostrazione, creeremo questa maschera viso e poi proseguiremo con il resto. Qui la farla di sera? In qualsiasi momento della giornata, non ha un orario ben preciso. Allora, siccome è facile da applicare, è facile da togliere, al contrario di tante altre maschere che ci vuole tempo per toglierla, argilla o quant'altro, questa vai nel rubinetto, acqua tiepida, 3 secondi del portatile. E il viso dopo 10 minuti comincia a luccicare, più tempo passa perché idrata, perché tutta l'acqua la sta cercando, perché se l'è presa, dunque la sta idratando moltissimo, dunque il viso diventa luminoso, mentre quando non l'abbiamo asciutto sì, sembra bello, pulito, però è una volta a settimana. Diciamo che con un pennello, con 50 mg lo può fare anche 4-5 volte. Quindi ci vuole un quarto d'ora per asciugarsi e poi? E poi va sotto l'acqua tiepida a sciacquarsi e basta. E allora, intanto ringrazio la signora che mi ha ospitato per fare questa dimostrazione su questa maschera viso con la figlioletta. Devo dire che il risultato è stato ottimo, non avevamo dubbi, a parte gli scherzi. Allora, abbiamo fatto una maschera viso con la manna, che è una linfa che fuoriesce dall'albero di frassino e si solidifica a contatto con l'aria. Avviene questo processo particolare, questo zucchero, questo nettare degli dei così chiamato, che era solo conosciuto esclusivamente come un lassativo, ma oggi io, dopo accurati studi e varie ricerche, sono riuscito a realizzare sia una linea cosmesi che sia una maschera viso. Tonia, ci vuoi raccontare un po' come ti senti dopo aver fatto questa maschera? Salve, allora avverto una sensazione di profonda pulizia, come se fosse ovviamente un trattamento molto purificante. Man mano sento che la pelle si sta distendendo, infatti toccandola sento che è molto liscia al tatto. Quindi diciamo che hai avuto un beneficio? Certo, ho avuto un beneficio sicuramente. Carmela, noi ti ringraziamo per la tua ospitalità e spero che tu diventerai la nostra fornitrice della vendita della manna. Sicuramente.